mi è mancato di pulire l'aria in quella situazione e basta, perché l'atti non è mai tirato e perciò abbiamo avuto le nostre occasioni, volevamo fare qualche gol in più, loro hanno buttato qualche pallone, ma poca roba, perciò è solo quello, perché sennò per me la partita è stata fatta molto bene, almeno per 60-70 minuti, poi dopo siamo calati un po' alla fine, però perché avevamo speso tanto. Però ragazzi, dobbiamo vincere queste partite perché l'avversario è la difficoltà. I 5 cambi rispetto a sabato per far un po' rifiatare chi giocava sempre. Ma no, a volte sono quelle cose che vedi in campo, qualcuno che magari è un po' meno sottotono, cerchi di mettere una caratteristica in una zona di campo che potrebbe essere più funzionale in quel momento. E poi il turnover, no, ci ho pensato poco, credo. Comunque, come ha giudicato la prova insomma, di questi giocatori che non si vedevano da un bel po', penso a Pettinari dall'inizio, Zmiński al centro della difesa. Bene, bene, bene. Zmiński bene, Pettinari bene, poi chiaramente Pettinari non ha tutta la partita, poi è calato, però quando è venuto fuori ci ha fatto giocare, ci ha dato quella qualità importante, e perciò a me sono piaciuti. Detto, abbiamo avuto delle situazioni per fargli gol al primo tempo, per me non abbiamo sfruttato, però dopo l'abbiamo andato in vantaggio, loro neanche hanno avuto per me una grande reazione, perciò potevamo portarla a casa, dai. E peccato, ho detto un peccato perché per me la squadra poi si è espressa abbastanza bene, abbiamo fatto buone giocate, però siamo con il déjà vu, déjà vu. E poi solo un commento su Pieragnolo che insomma, ha fatto una partita molto dispendiosa, insomma, è in crescita, no? È un 2003. Ma sì, Pieragnolo ha con le sue caratteristiche, deve migliorare in alcune cose, però ha fatto 3 gol, quanti ne ha fatti già? 3 Tre, sì. qualche assist, perciò ormai è un bravo ragazzo, quello che crescerà ancora.